Buonasera a tutti, questa sera abbiamo Pier Sandro Pallavicini che ci presenta il suo libro Come non sempre succede. La mia socia e amica Carla è già un po' che lo consiglia dopo averlo letto, qualcuno di voi l'ha già letto, quindi mi auguro che oltre ad essere una presentazione piacevole sia anche una presentazione intensa. Quindi la libreria pagina 18 vi dà il benvenuto. Abbiamo ordinato per voi un pochino di ombra perché nelle altre serate col sole magari c'era un po' di sofferenza, quindi siamo nelle condizioni migliori possibili. Il libro è ovviamente per chi lo volesse a disposizione, così come immagino sia a disposizione per Sandro per una dedica. Per tutti coloro che, questa è un'informazione di servizio che vi do subito, per tutti coloro che gradissero acquistare il libro, per un accordo fatto questa mattina con il teatro, vi verrà consegnato un buono per avere il piacere di assistere allo spettacolo teatrale di questa sera o di venerdì sera a un prezzo assolutamente ridotto. Non per questo dovete comprare il libro, ovviamente. Bene, io lascio subito la parola ad Andrea che introdurrà Pier Sandro. Grazie di essere qui. Lautando bene? Perfetto, quindi sarà intenso. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Allora, io volevo cominciare dicendo che sono molto contento di essere qua con Pier Sandro per vari motivi. Il primo è quello che ho proposto io di invitarti quando mi hanno chiesto di fare dei nomi di persone, insomma di scrittori che potevano essere chiamati ad intervenire per... Ma mi sentite? Perché io non... poco. Alza un po'. Per mamma sì. Cosa no, perché no, non mi arrivava la voce. Perché è il primo nome, per quello di Pier Sandro, che mi è venuto in mente quando mi hanno chiesto di fare delle ipotesi di autori da chiamare per questa rassegna estiva. Perché io Pier Sandro è un autore che seguo da più o meno quando sono diventato un lettore, non so, che prima uno diventa lettore e poi diventa al limite scrittore, però uno prima diventa lettore e auspicabilmente uno comincia leggendo, e non è sempre così, però succede. E Pier Sandro è stato ed è uno degli autori italiani giovani, nella misura in cui in Italia si diventa vecchi come autori a 75 anni, quindi cioè, fino al tredicesimo libro di solito si è giovani, tu ne hai fatti 6 o 7, quindi ti manca ancora un po' di riserva. Sì, c'è ancora un po' di riserva. E lui è una figura di autore molto particolare, poi io spero che la cosa venga fuori durante la nostra la chiacchierata, insomma la discussione. Ma una delle caratteristiche della scrittura e dello scrittore Pier Sandro Pallavicini, perlomeno per come io ti ho sempre percepito quando ho cominciato a leggerti e a seguirti, è questa, cioè che tu sei una di quelle figure che ci sono, ma che non sono tantissime, sono di quelle figure, delle poche figure del panorama letterario italiano che ha unito dei mondi. Cioè tu sei un trade union tra la letteratura, la cosiddetta letteratura italiana degli anni 90, insomma quella che preludeva poi ai Cannibali, cioè tu vieni da quella generazione lì, insomma, come autore, come bagaglio di esperienze, di scrittura, eccetera. E però sei anche uno di quelli che è rimasto, cioè che continua, che ha avuto una sua evoluzione. Quindi in un certo senso io quando ti leggo o quando ti sento parlare, ho visto anche poi insomma le volte che ci siamo scritti così, ma quando sento le tue interviste eccetera, ho la sensazione di avere davanti
una figura di sintesi in un certo senso, cioè una persona, lo dico in senso positivo, nel senso, cioè una persona che ha attraversato gli ultimi 20 anni, ha attraversato pubblicando, non solo come lettore, insomma, ma ha attraversato pubblicando gli ultimi 20 anni della nostra letteratura, e quindi ti ho sempre vissuto, ma non lo dico perché ti sto presentando, cioè lo dico perché è vero, cioè per me è un libro come Atomico Dandy, che è un suo libro, secondo libro che hai fatto per Feltrinelli, che è del 2005, è stato un libro capitale per me, perché era questa summa di quello che era successo nei 15 anni precedenti, e visto il tema che tu avevi inserito all'interno del libro, che aveva come protagonista questa persona che un po' forse ti assomiglia, insomma, che si occupa di nanotecnologie, lui è un nanotecnologo, si dice nanotecnologo, è un chimico che si occupa di nanotecnologie, avevi portato, insomma, nella letteratura anche uno sguardo sulla scienza, su mondi che non sono mondi che normalmente la letteratura frequenta. Quindi io sono molto contento perché in qualche modo Sandro è il riassunto, insomma, degli ultimi 20 anni di quello che è successo nella nostra letteratura. Questa cosa non è semplicemente un atto in cui il presentatore si mette prono nei confronti dell'autore, ma la dico perché a me sembra che questo attraversamento di epoche recenti, e questo attraversamento di voci e di stili sia uno dei fondamenti su cui Romanzo per Signora, che è l'ultimo nato di Casa Pallavicini, che è uscito a febbraio di quest'anno, questo attraversamento sia uno dei capisaldi, insomma, dei fondamenti su cui è basata la trama e i personaggi del romanzo. La riassumo brevemente senza darvi troppe notizie, insomma. Ci sono questi cinque signori avanti con l'età, più o meno intorno ai 70 anni, insomma, 75 anni, tutti più o meno membri del Rotary Club di Vigevano. Pier Sandro è nato a Vigevano, vive poi a Pavia, però insomma conosce bene quello di cui, la realtà da cui partono i suoi personaggi, che a un certo punto prendono e vanno a trascorrere qualche giorno di vacanza in Jaguar, particolare non di secondaria importanza nell'economia del libro, in Costa Azzurra. Sono cinque personaggi, due coppie, marito e moglie, e un neovedovo, tutti, per il momento diciamo tutti molto particolari, insomma, ognuno con le proprie idiosincrasie, ognuno con le proprie anche malattie, con le proprie turbe e con le proprie fisse, insomma, e questi personaggi vanno in Costa Azzurra, dove sostanzialmente ne combineranno di tutti i colori. Pier Sandro fotografa i 4-5 giorni di vacanza di questi personaggi, restituendo un quadro anzitutto divertentissimo, perché è rarissimo presentare un libro che fa ridere, che ha delle pagine anche molto comiche, molto, molto brillanti. E il libro di Pier Sandro, ma in generale molti tuoi libri, hanno parti molto divertenti, piuttosto comiche. Questo secondo me di più, cioè questo hai insistito molto, però è un libro che fa ridere, siccome solitamente i libri fanno piangere, insomma, i libri sono... è anche molto più facile scrivere un libro che mette tristezza, insomma, che fa, cioè, un'emozione più facile da scatenare è quella del pianto rispetto a quella del riso. Far ridere in modo intelligente è una qualità dei pochi, e Romanzo per Signora è un libro anche profondamente comico. Il protagonista fondamentale di questo libro è questo Cesare, che è uno dei cinque signori che sono in vacanza in Costa Azzurra,
che ha, come hanno gli altri, ma lui ce l'ha in modo particolare, ha un passato. È stato per qualche decennio, a cominciare dagli anni 70 fino agli anni 90, Cesare è stato direttore editoriale di una nota casa editrice di libri di narrativa, insomma una casa editrice di cui non viene mai specificato il nome. E quindi parallelamente alle vicissitudini comiche e a volte anche invece meno comiche di questi cinque signori, signorotti in Costa Azzurra, attraverso dei flashback, attraverso la testimonianza diretta di Cesare, Pier Sandoro ricostruisce anche la vita di Cesare in casa editrice e di riflesso, qua mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, attraversa più o meno 30 anni della storia editoriale del nostro paese. Sulla base di un rapporto personale molto stretto che Cesare, dalla fine degli anni 70 fino alla fine degli anni 80, metà anni 80, no? Leo sparisce. No, Leo sparisce più avanti, ma loro, verso la fine degli anni 90, sì, scusate. Sì, si frequentano fino al 92, vero? Il rapporto con questo Leo Meyer, che fu ormai 30 anni or sono, uno degli autori di punta, se non l'autore di punta di questa casa editrice che Sandro non nomina mai all'interno del libro, e in cui si vede più o meno la figura in filigrana di Pier Vittorio Tondelli, insomma. Pier Vittorio Tondelli è stato uno dei padri degli ultimi 30 anni della letteratura italiana. Pier Sandoro lo trasfigura e gli dà un altro nome, gli dà anche altre caratteristiche, insomma non fa un copia e incolla della persona e dello scrittore di Tondelli, però diciamo che lo spirito tondelliano in Leo Meyer c'è e si sente molto forte. Il ricordo del rapporto tra Cesare e Leo è uno dei grossi punti, dei grossi nodi tematici, insomma, attorno a cui ruota Romanzo per Signora. E quindi parallelamente alle vicende di questa vacanza un po' scassona, insomma un po' sui generis in Costa Azzurra, Pier Sandoro fa anche la storia della letteratura italiana degli ultimi 30 anni in un romanzo che ha in comune con molto di quello che lui ha scritto, che è una cosa che io potrei cominciare dalla domanda che volevo farti per ultima, però secondo me una delle caratteristiche dei tuoi libri e di questo, non in particolare, dei tuoi libri e anche di questo, è una tantissima trama, cioè una grandissima mole di personaggi, di voci, di avvenimenti, di fatti, anche di colpi di scena. Tant'è vero che io ho sempre la sensazione, quando ti leggo, questa è una cosa un po' confidenziale, per cui parlate voi, poi dopo vi dico quando riprendere la seconda. Cioè io arrivo sempre a pagina 150, 180 dei tuoi libri, dicendo: ma come fa a tenere tutta questa roba? No, perché voi sapete che il problema fondamentale di quando si scrive un libro non è avere l'idea, avere il personaggio, avere la voce, avere chi racconta, ma anche a un certo punto capire banalmente che cosa far fare, no, al personaggio. Cioè il fatto che un personaggio si sieda in terra piuttosto che prenda una bicicletta o si accenda una sigaretta è un'azione perfettamente innocente per un lettore, ma lo scrittore ha dovuto scriverla quella frase, ha dovuto pensare, no, quella scena e quel momento, e ha dovuto capire come quella scena apparentemente inutile, innocua, può inserirsi all'interno di uno sviluppo narrativo. Se tu hai cinque personaggi, in altri libri ne avevi anche African Inferno, di personaggi principali ce ne sono quattro, insomma, o forse anche di più, insomma, cioè, se tu hai tanti personaggi, hai tante situazioni che crei,
e deve arrivare a un certo punto in cui sostanzialmente tu devi quagliare, insomma devi chiudere le storie, devi fare in modo che tutta questa mole di invenzione, tutta questa mole di azioni, di pensieri, che sono a volte anche molto diversi tra loro, perché tu hai quattro personaggi, quattro teste che pensano in modo differente, in qualche modo queste figure devono arrivare a un dunque, cioè devono... Quindi io quando leggo i tuoi libri arrivo sempre a un certo punto, ma ne ho parlato spesso anche con un amico comune, con Teo Lorini, anche lui ha detto questa cosa, si dice, arriva a un certo punto che dico, ha creato non un mondo, ma ne ha creati quattro, e questi quattro mondi hanno 100 pagine per finire. Quindi la prima domanda che ti pongo è questa qui, cioè come si organizza un materiale così vasto e così vario? Tu prendi una storia, prendi quattro anziani, cinque anziani, li porti in Costa Azzurra, gli fai vivere delle situazioni comiche, divertenti, ognuno ha la sua malattia, la sua idiosincrasia che tu porti avanti, sviluppi e porti a delle conseguenze per ciascuno dei personaggi. Parallelamente fai la storia dell'editoria italiana. Cesare a Nizza vede per caso, incontra per caso, e questo è uno dei motori narrativi del romanzo, incontra per caso Leo, che non vede da una ventina d'anni, insomma da 15 anni, da una decina d'anni, lo vede emaciato e lo va a cercare, quindi ci sono sostanzialmente tre nuclei forti, tre trame forti. E quindi la prima domanda è, anzitutto, come nasce un'idea così, così variegata e così, non mi viene la parola, cioè così omnicomprensiva, un termine orrendo, però. E la seconda è come si fa a tenere tecnicamente un materiale di questo tipo. So che è una domanda tremenda come prima, però mi è venuta. È tremenda per altri motivi, nel senso che ti deluderò con la risposta, temo. Ma beh, intanto grazie a voi di essere qui e grazie dell'ospitalità in questo bel posto, dove forse sono già stato, come diciamo prima, che ho avuto una sensazione di déjà vu, credo di aver presentato qualcosa qui dentro 3 o 4 anni fa, ma non abbiamo ancora accertato se è così o se è la panache che mi hanno servito al banco che mi ha mandato completamente fuori, e può essere. Grazie a voi e grazie ad Andrea, cui spetta, te lo devo dire, la palma della miglior presentazione di questo libro in tutte quelle che... della miglior introduzione. Fino adesso aspettava a una professoressa di Voghera, veramente un personaggio arbasiniano che tu sei riuscito a superare nella tua brillante esposizione. No, davvero ti ringrazio perché hai detto delle cose molto belle che mi inorgogliscono e hai colto dei punti che mi fa enormemente piacere che vengano colti dei miei libri e che spesso invece non sono sottolineati. Cioè, il tema della complessità è davvero una delle cose a cui tengo di più. E mi ha fatto solo sorridere quando hai detto uno scrittore di sintesi, perché io sono un chimico, quindi insomma è scattata immediatamente l'associazione di idee. Vabbè. Solo per quello sorridevo, sono scrittore di sintesi. Ma poi in realtà è questo, hai ragione, sono scrittore di sintesi in un senso, come dire, di cronologia, di scrittura nella narrativa italiana, ma anche all'interno di ogni romanzo sintetizzo più mondi che collassano in una storia sola, o almeno in una moltitudine di storie che però stanno dentro un libro solo. Ma e questo è, non lo so, è una mia caratteristica di metodo di ragionamento, di metodo di scrittura, cioè non è scientemente cercata, e cioè non ho un bilancino con cui misuro la quantità di storie necessarie da mettere in un libro affinché io mi senta soddisfatto, cioè nonostante sia uno scienziato non ho questo modo di costruire i libri con partiture numeriche, con misura delle quantità di pagine in cui appare un personaggio, numeri di personaggi e così via. È però una esigenza che sento, cioè ogni volta che scrivo qualche cosa, almeno dal secondo romanzo in avanti, non riesco a prescindere dal fatto che il mondo vive di complessità e che quindi dietro ogni storia, dietro una storia apparentemente semplice di una persona, ci sono le storie di ciò che lo circonda che hanno scaturito, che hanno fatto scaturire quella storia. Non riesco a prescinderne e non riesco a non raccontarle perché mi sento disonesto
nel non affrontare tutto ciò che sta intorno e che spiega il perché delle cose. Questo, se volete, è un frutto del mio retaggio scientifico, e cioè il fatto che ogni cosa vada spiegata, deve avere davvero una sua origine ben precisa in fatti accaduti. E sono poi questi fatti che racconto. Questo mi ha portato, per esempio, non in questo romanzo dove ho cercato di starne un po' fuori, sennò diventa una cosa che ti rovina la vita mentre lo scrivi, ma per esempio in African Inferno e anche in Atomico Dandy mi sono fissato su questa cosa, cioè che gli accadimenti delle vite personali inseriti in un continuum reale e quindi inseriti in un dato giorno, di un dato anno, in un luogo preciso sulla Terra, e in questo caso era l'Italia, risentono di quello che succede intorno. Quindi mi ero maniacalmente preso la briga di andare a leggere le notizie del giorno, dei giorni in cui era ambientato il romanzo, e di riportarle, perché la nostra psicologia non c'è da fare, se tu, no, infatti non finisci più, per fortuna esistevano gli Atlanti Agostini, sai, quelli pubblicati anno per anno, che c'erano gli avvenimenti principali, un po' riuscivo a stare su quelli, però di fatto è così, cioè se davvero dobbiamo fare un racconto onesto di qualche cosa che ha a che fare con delle relazioni personali, l'umore con cui ci svegliamo una mattina è influenzato dalle notizie che sentiamo al telegiornale se accendiamo la televisione alle 7:30 di mattino, dal radiogiornale se accendiamo la radio andando a lavorare. Non si può prescindere da questo. Questa era l'idea che c'era dietro quei due romanzi, e forse qui, in questo, ho cercato di salvarmi da questa maniacalità portando i personaggi altrove, portando dei personaggi non più in Italia, non nelle loro case, non nella vita di tutti i giorni, ma in un altrove, non è un altrove molto lontano, è Nizza, però è un posto dove le notizie italiane arrivano molto filtrate, dove si possono anche ignorare, sono anche dei signori anziani, quindi si fanno anche abbastanza i fatti loro, non gli importa più tanto del mondo, anzi insomma questa è una delle tematiche forti del libro, che parla di vecchiaia, ma parla di vecchiaia anche in questo modo, no? Cioè nel far vedere come uno dei lati positivi dell'essere anziani è che si può cominciare a fregarsene davvero di tutto senza farsi troppi problemi. E come faccio a tenere insieme tutto questo? È di nuovo un metodo scientifico, si chiama trial and error, significa prova. Se questo non funziona, torna indietro e fai un altro tentativo finché non vedi che le cose, come dicevi, quagliano. E quindi sono 15 versioni di romanzo per sé. No, sono versioni appena cominciate, perché per fortuna il metodo trial and error ti fa vedere subito se stai andando verso l'approssimazione giusta di quello che volevi raccontare oppure ti stai allontanando, se vai verso un minimo di energia o un massimo che ti fa scoppiare il sistema. E quindi funziona così, e cioè non programmo niente prima, cioè se cercassi di fare la struttura, quindi fare una griglia in cui sistemo cosa succede capitolo per capitolo in questi libri, impazzirei penso un anno nel costruirla, annoiandomi a morte, perché non c'è niente di più noioso di fare una griglia e di più faticoso, ancora più faticoso che scrivere. Allora lascio che le cose accadano, e cioè parto da alcune idee base, alcune cose che devono succedere, qualche volta sono letteralmente delle scene, cioè mi vedo i personaggi che fanno quella cosa in un dato momento, e il lavoro di scrittura che faccio è raggiungere dal punto di partenza queste isole che vedo, no, nel mare, navigare nel mare della scrittura per arrivare a queste isole. Qualche volta poi le isole le manco, e cioè avevo programmato di arrivare là, ma nel mentre, nella navigazione, succedono altre cose, i personaggi mi portano altre idee, il romanzo prende delle strade che erano inaspettate e lascio da parte ciò che avevo pensato all'inizio. E poi c'è un forte lavoro di rilettura, di ripensamento, cioè il romanzo è scritto a sezioni, nel senso che comincio a scriverne un terzo, di solito un terzo mi fermo e allora cerco di vedere dove stanno andando tutti e se è il caso appunto di eliminare qualche cosa, di stringere su alcune storie, insomma funziona così, a sezioni, e in questo modo riesco a tenere più o meno sotto controllo tutto. In questo romanzo ho usato un espediente, perché in realtà alcune cose alla fine non sono chiaramente spiegate, ma cerco di arrivare a un finale questa volta un po' più aperto di quello che è stato nei romanzi precedenti, dove tutto effettivamente nelle ultime 100 pagine andava forse
tuoni, andava forse, o aerei, vabbè, a Malpensa, andava forse verso la conclusione con un, facendo sentire il ticchettio del meccanismo, ecco qui forse il ticchettio sono riuscito a tenerlo lontano. E se devo dire come è nato, no, perché in realtà la domanda che porterebbe questo discorso è quella, se devo dire come è nato questo romanzo, io l'ho pensato come voglio scrivere un romanzo sull'amicizia, questa era l'idea originale, che i personaggi fossero anziani non era contenuto nell'idea originale, e poi si sono aggiunti dei mondi, cioè i personaggi hanno cominciato a uscire, a venire in mente, allora ce n'era uno giovane, ce n'era uno anziano. E allora il fatto che ce ne fosse un anziano ha portato con sé il ma perché non ce ne possono essere di più e perché non posso fare un romanzo che parla di vecchiaia. Il fatto di fare un romanzo che parla di vecchiaia mi riguarda quasi tanto da vicino quanto quello di fare un romanzo sull'amicizia, perché io mi sento terribilmente vecchio, ma è vero che è così, io sto per compiere 50 anni, è una cifra simbolica. E ho avuto alcuni malanni, infortuni, e la signora mi dice ma come 50 anni? Ma non lo so, io mi preparo mentalmente ai 75 partendo dai 50, esattamente così. No, io sto bene così, non per carità, non è che mi voglia proiettare, nel senso che ho fretta di... Però davvero il fatto di aver passato la soglia dei 40-45... a anni nei quali il mio fisico rispondeva ancora molto bene alle sollecitazioni, potevo per dire ubriacarmi follemente la notte e la mattina dopo essere in perfetta forma, adesso mi portano con la carriola a lavorare, se dovessi fare una cosa del genere, per dire una cosa banale, oppure prendo una distorsione, in un giorno la risolvevo, adesso invece me la porto dietro. No, e questo è quello che un mio amico scrittore, Gilberto Severini, definisce come perdere pezzi, e cioè dopo una certa età si cominciano a perdere i pezzi, io sentivo questo, cioè cominciavo a soffrire di questa perdita di pezzi del mio corpo, di pezzi del mio cervello, e allora ho cominciato a dire ma cosa succederà, come sarò quando avrò 70-75 anni e la mia testa sarà davvero annebbiata come quella di Cesare, come quella degli altri anziani protagonisti di questo romanzo, non solo un po' annebbiata come la mia adesso, come mi sentirò? Questo era il punto. Allora ho cercato di ragionarci sopra, nel senso di cercare qualche cosa di salvifico da questo che è una situazione nella quale so mi sentirò particolarmente male, particolarmente angosciato. Infatti mi hai bruciato la seconda domanda. La seconda domanda era molti libri che ha scritto Pier Sandro in realtà avevano molto a che fare non proprio con te, ma con un tipo di personaggio che tutto sommato per alcune caratteristiche di età, a volte di nome, di battesimo, a volte per professione, a volte per particolari passioni tipo tipo l'Africa, l'Africano Inferno, insomma, lui è le Jaguar, la cucina di ricerca, insomma, le passioni note di Pier Sandro Pallavicini, che sono appunto l'Africa nera, un certo tipo di cucina molto ricercata, piuttosto che quello succede, non è che le Jaguar, eccetera, ci sono, puntellano in qualche modo, spesso a volte come cornice, spesso invece proprio come nuclei narrativi, i suoi libri. Era adesso aiutami a ricordare, era in Africa in Inferno che il protagonista faceva le recensioni dei ristoranti, no? Cioè alcuni dei momenti più divertenti di Africa in Inferno erano queste recensioni di ristoranti da 100 e rotti euro a persona, che poi appunto pare che tu frequenti piuttosto abitualmente. Sì. Però tu hai scritto delle recensioni, facevi il recensore, no? Di. Insomma, cioè c'erano dei personaggi di Pallavicini che avevano un pezzo di Pallavicini nel un braccio, un piede, eccetera. Anche anagraficamente, quindi lui era una persona di 40 anni che raccontava la vita dei quarantenni,
quarantenni magari particolari, eccetera, però insomma avevi i due piedi nella tua generazione. Adesso tu, benché dica che hai 75 anni, ce ne hai 25 in meno, insomma, e ti misuri con una cosa che è molto lontana, perché di fatto ti manca un terzo della vita che hai fatto fin qui, insomma, per arrivare a 75 anni. E a me questa cosa te la chiedo come curiosità, cioè tu dici io mi sento proiettato nella vecchiaia e quindi scrivo un libro in cui in qualche modo la frego, cioè l'anticipo e comincio a ragionare da quel punto di vista lì. Però la domanda che ti faccio è, nei libri precedenti tu raccontavi un te stesso o una possibile versione di un tuo coetaneo, quindi eri in qualche modo aderente al tuo personaggio. Adesso dici io voglio fare il conto con quello che mi sento, cioè con me, però in realtà parli di qualcosa che ti è lontano. Quindi questo non so se mi sto spiegando, cioè mi sembra più una forma di esorcismo in realtà che di face to face, insomma, no? È vero, esattamente questo, cioè come potrei sentirmi quando avrò davvero quell'età lì, era questa l'idea, non mi sento già così e mi racconto. Mi sento solo in piccola parte già così, cioè una cosa di cui davvero soffro molto sono le perdite di memoria, cioè mentre ho avuto una memoria molto brillante a lungo, ormai sono 4-5 anni in cui ho dei vuoti di memoria assurdi, quelli che vi lasciano lì, cosa sto facendo, perché sono qui, durano poco, oppure mi dimentico proprio brutalmente le cose, insomma, penso che sia abbastanza normale con l'avanzare dell'età, però è qualcosa che mi ha molto spaventato, allora almeno questo riuscivo a raccontarlo in modo realistico, perché era qualcosa che vivevo. E poi è davvero una proiezione questa, cioè mi interessava esaminare, lavorare, giocare sul come potrei sentirmi quando sarò davvero come loro, come questi personaggi. E il fatto di non raccontare più in presa diretta, cioè un mondo che mi appartiene, ma un mondo di persone che sono diverse da me, è stata una ricerca voluta, cioè ero un po' stanco di fare quello che avevo fatto nei libri sin qui, avevo voglia di cambiare passo e di cambiare modo di raccontare, perché insomma tutto sommato nel raccontare con personaggi con la mia età, con il mio lavoro, con le mie stesse identiche preferenze, finivo un po' per raccontare troppo me stesso, cioè continuavo a farmi una sorta di continua autocommiserazione da una parte, oppure di autoapprovazione che non andava bene nello stesso modo, c'era troppa confidenza con quei personaggi. Allora è proprio stato un tentativo tecnico di provare a spostare il mio metodo di raccontare, provare a spostare lo stile, il contenuto di un romanzo, per vedere se succedeva qualcosa di diverso, perché ammetto di essere stato molto frustrato dai risultati, soprattutto di African Inferno, che era un romanzo su cui avevo davvero scommesso molto sulla ricezione, sia dal punto di vista dei lettori, della vendita, che dei recensori. Era un romanzo che parlava di immigrazione non emergenziale, ma insomma dell'immigrazione integrata, e nessuno aveva mai scritto un romanzo così, e credo non l'abbia fatto nemmeno nessun altro dal 2009 adesso. Quindi dicevo, bene, il romanzo che, non un italiano, ma sto parlando di romanzi italiani che fanno questo, insomma mi aspettavo un'attenzione di un certo tipo, di stampa, di cultura, la cultura della sinistra, insomma non è successo, per farla breve, ed ero molto seccato da questa poca attenzione, tanto che ho pensato basta fare libri che parlano di me e che affrontano temi pesanti dal punto di vista sociale. Effettivamente chi ne ha voglia di sentire ancora parlare di immigrazione quando tutti i giorni ne sentiamo raccontare nei telegiornali con grande drammaticità? Allora prendiamo una storia, un tipo di storia che mi interessa, perché altrimenti non riuscirei a scrivere un buon libro, ma che non ha affrontato quasi nessuno, insomma qualche cosa di diverso da tutto quanto. Allora sono arrivati gli anziani, è arrivata l'amicizia, ma soprattutto gli anziani, l'invecchiamento. Ora voi direte, sì, ma che mattonata, cioè passi dall'immigrazione al racconto di cinque anziani, tutti più o meno malati, uno morente, uno che è vedovo da due settimane, in realtà vanno a Nizza costoro perché uno appunto è vedovo da due settimane, non ce la fa, non riesce a riprendersi, lo portano a fare una vacanza, e questo è il Persegati. Ecco, la sfida
è stata proprio quella di fare questo riuscendo a far ridere, perché era quello lo scopo, non si ride e basta, cioè non è un romanzo comico, punto, è un romanzo con pagine comiche e pagine drammatiche, altrimenti insomma non avrebbe senso, non si riuscirebbe a affrontare in modo coerente la vecchiaia e la malattia. Però insomma si parla di malattia e appunto la sfida era anche con la malattia, anche con la vecchiaia, con la consapevolezza che gli anni da vivere di questi personaggi sono un decimo di quelli che hanno già vissuto. Si riesce a raccontare una storia divertente, soprattutto loro, questi personaggi, riescono a calarsi in uno stato d'animo che non sia quello dell'angoscia, che non sia quello della depressione, quello del lasciarsi andare. Naturalmente deve essere così, ci sono anziani che vivono felicemente e allora ho cercato di inseguire questa felicità e qualche piccolo meccanismo, qualche piccolo trucco l'ho trovato, credo che possa funzionare. Uno è proprio il senso of humor. Cioè il saper girare le situazioni per trovarne il lato comico, qualche volta è humor nero, insomma di fronte alla malattia riesce un po' difficile fare delle battute da tutti i giorni, ma se si cerca di vederne il lato grottesco, la nostra inadeguatezza, l'inadeguatezza di qualsiasi nostra reazione di fronte alla morte, ecco, questo fa ridere sempre perché siamo comunque sempre inadeguati, no? Uno dei meccanismi che scatena l'umorismo è proprio fare qualche cosa di inadeguato a una situazione, e qui ci sono molte gag di questo genere. E un'altra delle armi a disposizione di questi anziani è l'amicizia, no? Questo, come dicevo, è un romanzo in cui c'è una amicizia della vita, quella di Cesare con Leo, che viene a mancare, che è mancata anni prima e di cui non si è ancora, come dire, ripreso, capacitato, non se ne è fatto una ragione, e cerca di capire che cosa è successo proprio con questa apparizione di Leo nel luogo in cui si svolge il romanzo, cioè a Nizza, e c'è la nascita di un'amicizia nuova, l'amicizia tra Cesare e questo Attilio Persegatti, un suo coetaneo davvero bizzarro, davvero strano e imprevedibile, che parla sempre in dialetto, una persona che lui ha frequentato in realtà per 10-15 anni, è un socio del Rotary Club Vigevano, dove anche Cesare è socio, ma da questa frequentazione da soci del medesimo club, se qualcuno di voi è mai stato in un Rotary Club sa che insomma non è che si stringono delle grandi amicizie, si fanno alcune cene e si ascoltano alcune conferenze spesso abbastanza noiose, ecco, da questa amicizia molto superficiale nasce invece un'amicizia vera. Insomma, volevo cercare di far vedere, di dimostrare, di convincermi e di convincere i lettori che si possono fare nuove grandi amicizie anche a 75-76 anni. E poi c'è anche l'altra arma forte, che è quella del buon vivere, del bien vivre, come direbbero i francesi, che a questi cinque signori viene molto bene, perché sono cinque signori benestanti, sono cinque signori che hanno una buona carta di credito, quindi sì, possono andare nel ristorante che gli pare, bere il vino che vogliono e andare a Nizza per i giorni che gli interessa su delle buone macchine. Questo è un tema che è stato sollevato parecchie volte nel corso delle presentazioni, cioè sì, bien vivre, grazie, ma insomma sono degli straricchi. Ma parlando con una signora del sindacato pensionati CGL, che pensavo mi massacrasse, mi ha presentato la signora della CGL, sindacato pensionati, pensavo venisse lì a dirmi ma che cavolo racconti, queste cose riguardano una minoranza, un'elite, invece insomma abbiamo convenuto che il saper vivere bene, la ricerca del piacere, l'edonismo insomma può essere praticato anche con pochi soldi, un edonismo no cost, stia contenti di poco, ma ci sono cose che si possono fare, ci sono cinema all'aperto che ti offrono dei bei film a 2, 3, 5 euro, ci sono enoteche dove ti puoi bere un bicchiere di vino di gran qualità pagandolo 3-4 euro, non devi necessariamente andare al ristorante strabello e comprarti una bottiglia di Chateauneuf du Pape. Insomma è l'atteggiamento che conta, cioè la voglia di cercare il bello, la non rassegnazione alla vita routinaria quotidiana. Senti, ma proprio in nome del bien vivre, però te la metto come domanda perché voglio sentire cosa ne pensi tu. C'è una scena a un certo punto, succede a Supercan un attentato in cui scoppia una bomba, muoiono delle persone, c'è anche una scena, una di quelle scene
che lui diceva ci sono anche scene drammatiche, insomma, di pathos, in cui Cesare e il Persegati, nel momento in cui arriva la notizia di questo attentato a, a Supercan, che è a pochissimi chilometri da dove si trovano loro, perché loro appunto stanno, stanno a Nizza, loro sono stati fermati dalla, dalla polizia, e uno dei, dei gendarmi dice a, a Cesare, che è quello che parla francese, insomma, della, de, del gruppo, che lui abita a Supercan e che quindi la sua famiglia, lui in questo momento non sa se la sua famiglia è sopravvissuta, eccetera. Questa scena però ha, questo tema ha una soluzione molto particolare, nel senso, almeno è quello che ho capito io, cioè dopo le, i primi momenti di, come dire, di compartecipazione con il dolore di questa persona e con il dolore delle persone che sono morte o che hanno, insomma, comunque c'è stato un attentato, e quindi è un momento di grande tensione all'interno del, del libro, sostanzialmente i tuoi vecchietti se ne fregano. Cioè, allora io vorrei che ci dicessi qualcosa su questa cosa, perché secondo me è uno dei... siccome mi sono occupato anch'io di un attentato, no? Come tu pensa, è sempre molto difficile e molto delicato, no? Raccontare certe cose, e comunque tu uno le racconta... Sono quelle cose in cui se sbagli l'aggettivo è finita, no? Perché vai, ti metti immediatamente dalla parte del torto, dalla parte del carnefice, eccetera, eccetera. Quindi sono temi molto, molto difficili da trattare, anche se comunque questo non è un libro che parla dell'attentato, l'attentato occupa pochissime pagine all'interno del, del romanzo. Però tu fai questa scelta che è fuori da tutte le logiche editoriali contemporanee, cioè i tuoi personaggi se ne fregano. Ed è bello, cioè, oh, finalmente uno che scrive una cosa di... Cioè, ti ringrazio di questa sottolineatura, ci tenevo molto, insomma, il non fregarsi, il crucciarsi dei personaggi nei libri degli scrittori italiani è la regola, e spesso questo mi irrita, perché spesso è il gioco più facile da fare ed è inutile, anche superfluo. Invece qui ho scritto una cosa secondo me è semplicemente vera, e cioè non è esattamente quello che facciamo quando sentiamo che quella persona che conosciamo più o meno bene, in questo caso è una conoscenza superficiale del tutto, un poliziotto incontrato per caso per una vicenda del libro, ha avuto un grosso guaio, bene, piangiamo con lui per un attimo e poi sostanzialmente ce ne freghiamo, lasciamo cadere la cosa, perché abbiamo i nostri problemi che ci riguardano. Questa è la realtà, questa è la realtà, che ci possa piacere o meno, forse non è un atteggiamento molto generoso, indubbiamente non lo è, ma è quello vero, è quello che la stragrande maggioranza di noi segue. Peraltro ho cercato di addolcire in realtà tutto, sì, questo, in che senso? Nel senso che proprio in questa scena, cioè nel momento in cui viene comunicato dall'altro gendarme a questo che somiglia a Lino Ventura, il fatto che la sua famiglia forse è coinvolta nell'attentato perché è accaduto nella stessa zona di città dove ha la sua abitazione, e Cesare lo capisce dal dialogo tra i due gendarmi, parte in realtà un excursus sulle sue sofferenze familiari, quindi insomma c'è una partecipazione, c'è una vicinanza d'animo, insomma, perché non sono personaggi egoisti e rozzi che se ne fregano davvero nella radice della loro anima del mondo. Il mondo lo sentono, lo percepiscono, gli arriva attraverso i pori e li fa soffrire, lo digeriscono molto in fretta. Ecco, questo è il punto. Forse il momento in cui sono più cinici nell'affrontare questo è quando vanno al ristorante e trovano i cartelli chiuso per lutto il giorno dopo la sera dell'attentato, e lì fanno alcune battute molto ciniche sul fatto che Sarkozy chiude per lutto i ristoranti come una forma di dieta per passare meglio il lutto, insomma la battuta era qualche cosa di simile, e che d'altronde tutto sommato ci può anche stare, insomma queste sono persone che fanno battute su tutto e su tutti, sono dei vecchietti terribili, hanno elaborato questa scorza
E cioè lo scherzare su tutto fa star meglio loro. Cosa c'è di più tragico di essere in vacanza con la moglie, un amico che sta male, che è andato fuori di testa, a questo punto del romanzo è già successo questo, un altro amico fresco vedovo, andare insieme al ristorante in questa situazione di tensione, c'è appena stato un attentato in una zona poco lontana, e trovate pure il ristorante chiuso. Quanto vi fa girare le scatole sta cosa qui? Quanto state male? Che angoscia vi genera? Secondo me è enorme. E allora loro cercano di esorcizzarla in questo modo, e quando finalmente trovano un ristorante aperto, insomma, si danno all'alcol, allo champagne, e vada via i pe, come direbbe i Persegati in questo libro. Io ho riflettuto molto su un aspetto, insomma, un aspetto, ma neanche sotto traccia, insomma, su un grande tema. Cioè, questo secondo me è uno, tu dici che è un libro sull'amicizia, è un libro sull'amicizia sicuramente, ma a me sembra una nuova declinazione di quello che uno poi dei temi madre, no, della letteratura, cioè il rapporto tra padri e figli. Cioè tu metti in scena dei padri che sono poi, hanno più o meno l'età dei nonni, insomma, però sono dei padri, in qualche modo deresponsabilizzandoli, insomma, cioè questi vanno 5 giorni, 4 giorni, quanto dura la vacanza, vogliono divertirsi, vogliono dimenticare i loro problemi, e si comportano quindi spesso in modo molto, molto infantile, no? Ma anche questa scena stessa dell'incazzarsi perché ci ha chiuso il ristorante per lutto, insomma, non è una scena che uno si aspetta normalmente da un 75enne con la testa sulle spalle. E secondo me il tema del rapporto tra padri e figli, tra le generazioni, è una delle colonne portanti di Romanzo per signora. Lo è perché, anzitutto, appunto, lui mette in scena dei padri. Questi padri che ne combinano di cotte e di crude, e io faccio apposta a non dirvi che cosa vi combinano perché ve lo dovete comprare, non è che... cioè la trama non si racconta mai, si raccontano i temi e si dà due cosine e poi si raccontano i temi. Insomma, ne fanno di cotte e di crude, e a un certo punto da Vigevano arrivano i figli, che sostanzialmente vanno a Nizza dal papà e dalla mamma a dirgli: oh, cosa state combinando, venite che vi riportiamo a casa. Insomma, il concetto è un po' quello. Il problema è che questi figli, eccezion fatta per il figlio di Cesare, che è quello che ne esce un pochino meglio, insomma, sono gente da club del tennis totalmente rincoglionita, insomma, cioè gente che ha il cui scopo della vita è stato dilapidare il patrimonio che i padri rotariani hanno costruito, cioè hanno tutti ereditato le aziende dei genitori, le hanno tutte portate fondamentalmente al collasso. Il figlio di Cesare, che è quello che ne esce umanamente un po' meglio, è in realtà sostanzialmente mantenuto dal padre, che gli passa un assegno di non mi ricordo quanti mila euro al mese, un migliaio, gli passa 1000 euro al mese e ha più di 40 anni, 42, e quindi è a suo modo, non dico uno sconfitto, però uno che comunque non ce l'ha ancora fatta, al cospetto di un padre che invece ce l'ha fatta, insomma, perlomeno dal punto di vista del portafoglio, ce l'ha fatta. Parallelamente c'è la cosa di cui ho solo accennato e non abbiamo ancora parlato, c'è tutto il discorso sulle tue paternità letterarie, cioè di Meyer, Tondelli abbiamo parlato, ma tu fai proprio i nomi e i cognomi di tutta una generazione di scrittori, che è la tua, quella di Tiziano Scarpa, Aldo Nove, Montanari, eccetera, ma anche quella precedente, che è quella dove tu metti i tuoi piedi, insomma, cioè tu vieni dai Busi, dai Tondelli, da quella generazione. Il tutto sotto la campana di vetro, insomma, di Frédéric Prokosch, che è questo autore introvabile. Non credo che si trovi roba di... cioè, però si soffre, cioè, si trovicchia.
Frédéric Procroce, cioè questo grande scrittore morto adesso francamente io la nell'89, morto nell'89, quindi morto in quegli anni, nel pieno, insomma, nel boom degli anni che lui, della letteratura italiana che lui ritrae, che è lo scrittore preferito di Leo Meyer, che è questo Tondelli rivisitato, chiamiamolo così per semplicità. Ed è anche la pietra dello scandalo, insomma, una delle pietre dello scandalo del fallimento del rapporto di amicizia tra Cesare e Leo stesso. Perché a un certo punto Leo, all'apice del successo, ultra ricco, con libri pubblicati, venduti, traduttissimi, eccetera, eccetera, propone alla casa editrice di Leo una traduzione di un romanzo che in realtà non esiste, di Prokosh, che si chiama The Novel of a Lady, cioè Romanzo per signora, che è una traduzione fatta malissimo, sostanzialmente. Totalmente inventata, totalmente contraffatta, e che a malincuore Cesare deve rifiutare, non può essere pubblicato. E quindi da lì poi succedono altre cose che ovviamente non vi racconto, ma insomma il rapporto si incrina, i due si separano e si rincontreranno appunto per caso a Nizza all'interno della trama odierna, per così dire, del romanzo. Ecco, però ci sono questi padri e questi figli che si rincorrono. Cioè io francamente, se mi avessero detto di che cosa parla Romanzo per signora, mi sarebbe venuto in mente l'amicizia, le cose che tu hai detto, ma prima a me veniva in mente questa cosa. Cioè tu in qualche modo dici, facendo la storia della letteratura italiana negli ultimi 30 anni, mettendoci Prokosh, stai dicendo io vengo da lì, cioè guardate che state leggendo l'ultimo figlio della generazione dei Busi, eccetera, eccetera. Non so cosa ne pensi. Ho messo un sacco di carne al fuoco e risponderò nei prossimi 45 minuti per la vostra allegria, la vostra felicità. No, dunque, intanto partiamo dalla fine, e cioè sì, metaforicamente è un romanzo su padre e figli, in quanto è vero che il titolo l'ha scelto tua figlia? Devi dire di sì, così sembra che ha fatto. Sì, no, mia figlia mi ha convinto a tenere questo titolo, okay. Ecco, questa è la verità. Poi ci arriviamo, se volete. Dunque, no, è un romanzo che metaforicamente o simbolicamente tratta di padri e figli, in quanto ci sono i miei padri letterari, e cioè appunto la generazione degli anni Ottanta e Pier Vittorio Tondelli in particolare, che è lo scrittore con cui ho imparato prima di tutto a leggere e poi che mi ha spinto, non di persona perché non l'ho mai incontrato, mi ha spinto con quello che scriveva e faceva anche a scrivere. Però magari prima di parlare di Tondelli torno indietro alla prima parte della tua domanda, cioè è davvero un romanzo su padri e figli nel senso proprio del termine, cioè quello della parentela, oppure no? Dal punto di vista della relazione tra personaggi, quindi figli che interagiscono con i padri, in realtà c'è poco, e cioè i figli arrivano, salvo un paio di telefonate di Alessandro, che è il figlio di Cesare, a Cesare che è in vacanza, i figli arrivano alla fine, compaiono nel penultimo capitolo, e sono del tipo che raccontavi tu, di cui tra poco dico una cosa, ma sicuramente c'è invece il mio, cioè io scrittore, filtrato dai miei personaggi, racconto dei miei padri, della generazione di mio padre, della generazione dei miei genitori, che è questa, che è esattamente la generazione di chi adesso ha tra i 75 e gli 80 anni. Mio padre è un pochino più vecchio, è del 30, quindi ne ha 82 in questo momento, quasi 82, sta per compiere, però quella generazione è una generazione che conosco molto bene, è appunto quella dei genitori dei miei amici, dei miei compagni di scuola, è quella che per uno strano caso del destino ho frequentato nella mia breve ma intensa associatura al Rotary Club di Vigevano. Sono stato veramente associato a un Rotary Club, e adesso lo dico un po' ridendo perché insomma faccio della commedia, ma
gente di male, naturalmente, invitato fortemente da mio padre, che ne è stato un socio storico, e dai suoi amici che volevano dei soci nuovi. Allora io, in quanto non scrittore ma chimico, quindi docente universitario, sono entrato in questo club, che mi ha fornito una bellissima galleria di personaggi. I personaggi che ci sono qua non sono le persone che sono socie davvero del Rotary Club di Vigevano, ci sarebbe mancato altro che li ritraessi, mi avrebbero denunciato come minimo, come mi hanno minacciato prima che il libro uscisse davvero, avevano sentito dire questa cosa, è una cosa divertentissima, tipica della provincia, ma vabbè. Però insomma, ho collezionato una galleria di caratteri, se vogliamo un personaggio all'inglese, characters, perché i modi di comportarsi, le battute, gli atteggiamenti, i volti di quel Rotary Club sono quelli che, rimescolati, ritrasformati in personaggi a tutto tondo, sono finiti qua, no? Il Persegati, il Buttafava, lo stesso Cesare, sono dei tipici personaggi che potresti incontrare in quei club, nei Lions Club, nei Rotary Club di Voghera e così via. Ed è una generazione che in realtà, anche se ci faccio dello spirito sopra, io amo molto. Ora, questi sono stati gli ultimi italiani che hanno fatto qualche cosa generazionalmente di grande dal punto di vista imprenditoriale, cioè sono quelli che sono diventati imprenditori negli anni 60, o comunque che hanno fatto la loro fortuna economica negli anni 60, sono quindi la generazione che è vissuta sul boom economico italiano, ed è l'ultima generazione che ha vissuto veramente alla grande, l'ultima generazione che si porta dietro le tradizioni dell'Italia rurale e che è entrata invece nell'Italia industriale e imprenditoriale in prima persona. È la generazione, se volete, della commedia italiana di Sordi e Tognazzi, è esattamente quella, che fa un po' ridere, ma per la sua ingenuità e soprattutto per la sua signorilità indefessa, a me fa molta tenerezza e dà molta ammirazione. E quindi volevo raccontare anche questa generazione da figlio, ed è quello che probabilmente si sente nell'affetto che traspare tra le righe per questi personaggi. Poi invece i figli veri, cioè i figli di questi signori, arrivano a un certo punto, e salvo Alessandro, che è un fisico, come il mio amico qui presente, insomma un universitario, mi somiglia un po', se volete, e quindi fa un po' lo sfigato della situazione, per via dei nostri stipendi non altissimi, semplicemente per questo. E tant'è che il padre lo foraggia. Mio padre non mi dà 2000 euro al mese, ci tengo a dirlo, non me li dà, ho solo il mio stipendio, purtroppo non me li dà, quindi ho solo il mio stipendio, che non è male, per carità, di questi tempi è un ottimo stipendio, va bene così, quindi niente lamentele. Comunque insomma, questi figli, salvo Alessandro, hanno a che fare davvero con i figli della borghesia imprenditoriale della provincia lombarda, cioè la generazione di chi adesso ha tra i 40 e i 50 anni, quindi i figli di quell'altra generazione che davvero statisticamente, per dire, a Vigevano, ma non solo lì, hanno portato alla rovina delle fortune imprenditoriali dei genitori, probabilmente perché sono nati e cresciuti nell'agio, cioè si sono trovati tutto pronto, tutto che funzionava alla perfezione. Gli anni 60 sono stati degli anni magici, chi faceva l'imprenditore poteva fare pressoché qualsiasi cosa e diventava ricco, e questa sicurezza, questa tranquillità è stata trasmessa ai loro, dai genitori e ai figli, che hanno assunto lo stesso atteggiamento, trasformandolo negli anni 80, colpevoli anche gli anni 80, in spocchia, insufficienza. Questi sono ragazzi, sì, ragazzi, ormai hanno 40 anni, sono signori spocchiosi, sufficienti, sprezzanti, che non sanno fare perché non hanno imparato un mestiere, cercano di rifare quello dei padri in un mondo che è completamente cambiato, e falliscono clamorosamente. Finisco con Tondelli, e cioè con i padri letterari. Sì, Tondelli è stato, come dicevo poco fa, davvero il mio padre letterario, senza di lui non avrei scritto. Tutto è nato dalle letture di Tondelli che facevo su Rockstar, che era una rivista di musica. Rockstar era una rivista di musica in cui Tondelli aveva una rubrica che si chiamava Culture Club, in cui ogni mese consigliava uno scrittore e i suoi libri. Ricordo che ha consigliato James Baldwin, che ha consigliato Gilberto Severini, per esempio, per stare sugli scrittori italiani. Che ha consigliato, tra gli altri, Frederick Prokosh.
Viene da lì la mia passione per Prokosh. Io Tondelli l'ho amato leggendolo lì sopra, ho cominciato a leggere i libri che mi consigliava lui, ho imparato a leggere, prima leggevo solo fantascienza, i gialli Mondadori, quelle cose lì, invece qui sono passato alla letteratura con la L maiuscola grazie ai suoi consigli, quindi lo adoravo, lo adoro tuttora. E Tondelli, non solo in Rockstar, ma soprattutto in un racconto che ha pubblicato su un suo libro postumo che si chiamava L'Abbandono, che sarebbe un po' la seconda parte del Weekend postmoderno, raccontava di un viaggio a Grasse. Grasse è una località in cui si svolge un pezzo di questo romanzo, sta tra la Costa Azzurra e la Provenza, è sopra Cannes verso la Provenza, e dove è abitato Frederick Prokosh, uno scrittore americano realmente esistito, negli ultimi 30 anni della sua vita. Tondelli ci è andato nell'89, un paio di giorni dopo che Prokosh era morto, avevano fissato per un'intervista, ma non c'è stato tempo, però lui ha fatto lo stesso questo viaggio per andare a respirare le vibrazioni, l'atmosfera della casa in cui aveva abitato Prokosh per tanti anni. È una cosa bellissima che è accaduta con questo libro, è che ho ripercorso le tracce di Tondelli di quel viaggio, ho conosciuto il fidanzato, se così possiamo chiamare, l'ex compagno di Freddy Prokosh, era omosessuale, quindi viveva con un uomo, questo è un signore che ora ha quasi 90 anni e sta in una casa meravigliosa con vista sulla Provenza verso il mare, e ho visitato la sua casa che ora è di proprietà di altre persone, sono state gentilissime, me l'hanno fatta rivedere, quindi ho visto i luoghi di Tondelli in cui raccontava di essere stato dopo la morte di Prokosh, e con tutto questo non ho potuto che metterlo dentro questo romanzo che, come dicevi, riconduce alle paternità che per me sono state importanti. Non poteva non esserci questo racconto, questo scrittore che dagli anni 90, quando ho letto quel pezzo sull'abbandono di Tondelli, era il 92-93, poco dopo la sua morte, mi è rimasto conficcato, è stata un'ossessione, mi sono portato dietro sino qui, quando sono riuscito a buttarla fuori. Allora, ci sono due opzioni. La prima è che fate una domanda. Mano alzata? No, ah. La seconda... no, sopracciglio. La seconda è che Sandro ci legge un pezzetto, insomma, una pagina, due paginette. Come si è messo dentro? Vabbè, qui sono le 8:15, abbiamo 20 secondi per leggere. Va bene. Leggo una cosa brevissima. Come vuoi? Sì. Ah. Però non vorrei dare tempo, preciso la lettura. Io ho letto il libro quest'inverno nel gruppo di lettura guidato da Andrea e ci è piaciuto moltissimo, a me è piaciuto moltissimo, ho colto sicuramente l'aspetto della comicità e anche l'idea di poter vivere la vecchiaia con uno spirito diverso, tutto quanto. Però io che ho praticamente la tua stessa età, più che identificarmi nella generazione degli anziani, mi sono identificata più quella dei figli. E ti domando se sì, veramente sì. Perché lei ha dilapidato un patrimonio. Purtroppo no, non c'era il patrimonio a dilapidare, infatti per questo io ti domando se non c'è proprio nessuna polemica, se è proprio tutto rappacificato questo rapporto tra le generazioni, perché io invece, pur apprezzando la serenità di Cesare, questa capacità di vivere e riconoscendo l'inettitudine dei più giovani, di questi giovani come sono rappresentati, perché grazie al cielo non siamo proprio tutti così, però riconoscendo certamente queste particolarità, io un pochettino di polemica, anche Cesare tante volte dice sì io sono così, sembra quasi giustificarsi del fatto che tende a disinteressarsi di alcuni problemi, io l'ho letta un pochino in questo modo, e io un pochettino di polemica, di cosiddetto conflitto generazionale però tra questi, io un pochettino l'ho vista, non so se ho proiettato il mio e basta, allora ti volevo chiedere se invece è proprio tutto così rappacificato, se l'ho visto solo io perché magari è mio, o se secondo te c'è anche questo. Qui secondo me si va in una di quelle zone oscure dello scrivere, e cioè non sono cose su cui ragiona lo scrittore quando le sta scrivendo, non sono cose su cui ho ragionato io, ma qui ti affidi al tuo subconscio che ti dà degli aggettivi anziché degli altri, se vogliamo, delle facce anziché delle altre, quindi un atteggiamento verso dei personaggi che è non esplicitato, non sono dichiarazioni
di giudizio, di creazione di valore su quella generazione nel libro. C'è un tono che lascia capire alcune cose. Ora, probabilmente se dovessi esaminare il tono con cui l'ho scritto, quindi la forma mentale con cui l'ho scritto, è una forma di chi, dopo un lungo conflitto generazionale, quindi un lungo periodo di opposizione, raggiunto una maturità che è quella di 40-50 anni, comincia a vedere le cose in modo molto più rilassato, cioè comincia a capire i punti di vista dei propri genitori che prima gli sfuggivano completamente proprio per una questione generazionale. E quindi sì, c'è una forte riappacificazione, cioè c'è anche, credo, una forte pietas verso queste persone, che è la mia pietas, e cioè mi rendo conto che mio padre, mia madre che non c'è più, i loro amici e colleghi vivono una situazione difficile per via dell'età, della malattia e quant'altro, per via del fatto che i loro amici spariscono uno per uno, come diceva mio nonno, bombardano sempre più vicino, no? Stanno sparendo gli amici che mi sono sempre più cari, più vicini, e sto cominciando a rimanere solo. Mio padre ha cominciato a rimanere solo da alcuni anni, i suoi amici se ne sono andati, adesso è un uomo quasi solo, e mi rendo conto che posso odiarlo per certi suoi atteggiamenti insopportabili che sono generazionali, uno per tutti, il modo di trattare l'altro sesso, il modo di trattare le donne, che qui sono tutte trattate piuttosto male dai personaggi maschili, che sono tutte lasciate da parte, ed è voluto perché è generazionale, e qui io detesto questo modo di fare, comincio ad averne, come dire, a trattarlo con pietas, cioè a non fare più un culo così a mio padre quando dice queste cose tremende, come non lo farei ai suoi compagni e colleghi, come invece facevo prima. Io ero molto combattivo, adesso non più. Probabilmente questo si riflette qui dentro. Prima di dare magari qualche secondo per la lettura di qualche brano, io volevo solo dire una cosa e concludo qua, poi conclude ovviamente Pier Sandro. Raramente noi consigliamo prima della presentazione un libro, nel senso che lasciamo ovviamente al lettore ogni opzione. Carla, è già parecchio tempo, sono già molti giorni che consiglia questo libro. Credo che per la fiducia che date a Carla sempre quando entrate in libreria, credo che anche questa volta valga la pena di darle fiducia. Certo, mi ha anche detto comprate il libro di Andrea Tarabia, ok, tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo sbagliare. Non l'hanno comprato perché è finito quasi subito, quindi io concludo qua e poi lascio concludere Pier Sandro. Grazie ad Andrea, che è sempre così cortese e attento, grazie a Pier Sandro per essere qui. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, giuro che prenoto un po' più di sole, ma non tanto come settimana scorsa. Grazie di tutto. Grazie a te di nuovo, e io concludo con 15 righe, quindi ci mettiamo 2 minuti, ed è il punto in cui Cesare, editor, direttore di Collana, parla della classificazione su scala qualitativa dei libri del suo mentore Bosetti, il grande editor Bosetti. Quando avevo cominciato a lavorare per lui, Bosetti mi aveva svelato la sua speciale scala di classificazione. Esistevano solo 4 categorie. Il 70% dei libri rientrava nella categoria noioso come un rosario, o in quello della Martla Traverse, per stare con un'espressione lomellina che gli piaceva particolarmente, lui che veniva da Mortara. Ciò che non gli sembrava noioso quanto una sfilza di Ave Marie o pesante come una martellata per Traverso in fronte apparteneva alla categoria dei navigabili. Si aggiudicavano un 20% del pubblicato, restava un orribile 10%, erano i romanzi da piaghe da decubito, il peggio, mortiferi e angoscianti. Diciamolo, non gli piaceva sul serio quasi niente, ma aveva ragione, io ero d'accordo, è così, sempre. Anche quasi tutto quello che avrei pubblicato nella mia carriera di direttore editoriale l'avrei trovato insopportabile, da piaghe da decubito, una martella traversa, noioso come un rosario, al massimo navigabile. Solo un romanzo ogni 5-10 anni, una percentuale irrisoria, sarebbe stato davvero bello.
Bosetti era amico di Piero Chiara. C'è un racconto nell'Uovo al cianuro, si intitolava Il fungo trifola, che per Bosetti era un feticcio. Nel racconto il fungo trifola era una specie rara, elusiva e portentosa, aveva gusto e profumo eccezionali. Anzi, forse esisteva solo nell'immaginazione di un uccellatore misantropo del Lago Maggiore, forse era solo leggenda. Ecco, Bosetti, quei pochi rarissimi romanzi speciali che lo entusiasmavano, li chiamava così, è un fungo trifola. Grazie.